Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato, è qua fra le mie mani, il primo drone Low Cost 249 grammi con sensore anticollisione. Sì, perché lui è il piccolo K911 Max, cioè il piccolo drone che è arrivato da poco sul mercato, che ha fatto tanto parlare di sé, perché comunque, a parte le sue caratteristiche veramente pompatissime per quanto riguarda la scheda tecnica, ha dalla sua di essere il primo drone Low Cost con sensore anticollisione. Sì, perché parliamo di un piccolo drone che costa nella versione con sensore anticollisione poco meno di 100 euro. Vi lascio qua sotto il link e coupon per ottenerlo a questo prezzo, perché lui è disponibile sia in versione con sensore anticollisione che senza sensore anticollisione. Ovviamente il prezzo varia, e in più abbiamo la possibilità di acquistarlo con una batteria, due batterie o tre batterie. Ovviamente i lati forti di questo piccolo drone sono il peso e il sensore anticollisione. Le altre caratteristiche sono da testare, ma mi sembrano davvero molto molto pompate, perché parliamo di video in 4K, fotografie addirittura in 8K, video in 4K, fotografie in 8K, resistenza al vento di livello 7, cioè quindi più di un Mavic 3 per intenderci. Cioè davvero, a livello di caratteristiche, questa casa cinese ha pompato senza paura. Però sicuramente il sensore anticollisione è affascinante, perché a me piace vedere come queste aziende low cost, e parlo di prodotti veramente molto low cost, si stiano spingendo nel tentare di darci comunque delle caratteristiche davvero interessanti per prodotti che costano poco. Quindi questo sforzo che ci mettono appunto nel darci queste caratteristiche è davvero apprezzabile. Mi affascina molto provare questi prodotti che tentano di spingersi su livelli di prodotti molto più performanti. Allora, vado ad aprire la confezione, perché oggi faremo l'unboxing e guardiamo come il prodotto da vicino, lo peseremo, perché è un dubbio che ho, è che con il sensore anticollisione possa non pesare 249 grammi, ma questo è un dubbio che ci toglieremo tra poco, e poi faremo un'analisi del prodotto, e poi nel prossimo video ovviamente lo proveremo nella mia solita località di test per vedere come si comporta a livello di volo, di sicurezza, di return to home, come fa il video, come fa le foto. Quindi lo proveremo sotto tutti questi aspetti. Allora, il drone vi arriva in questa scatola, nella mia versione, che poi non so se in tutte le versioni è così. All'interno della scatola di cartone abbiamo la valigetta di trasporto. Adesso andiamo ad aprire la classica valigettina che tutti i droni cinesi low cost di dimensioni ridotte e compatte hanno. Questa valigetta, praticamente la valigetta è uguale per tutti, cambia ovviamente quella che è la sagoma dentro dell'imbottitura antiurto, che varia in base alla forma del drone, ma la valigetta è quella per tutti. Allora, qua sopra nella tasca, qua in alto, abbiamo manuale di istruzione, quindi informazioni per la sicurezza, il manuale dell'applicazione, perché questo drone ha anche il ritorno video, quindi possiamo avere le immagini in tempo reale nello smartphone usando l'applicazione RX Drone GPS App, disponibile sia per iOS che per Android. Quindi qua abbiamo la spiegazione dell'applicazione, che è sia in inglese che in cinese, mentre qua abbiamo il manuale di istruzioni, che purtroppo però è solo in cinese. Sì, il manuale di istruzioni è totalmente in cinese, quindi questa non è cosa buona, anche se al giorno d'oggi tradurlo con lo smartphone è davvero molto semplice. Poi andiamo a vedere cosa c'è nell'interno della confezione. Troviamo le batterie, in questo caso è la versione con due batterie, e sono due batterie da 2500 mAh 2S, che ci dovrebbero garantire 20 minuti di volo, praticamente 20 e 20, 40 minuti di volo, così dichiarati dalla casa costruttrice. Proviamo a aprire una batteria per vedere com'è a livello di dimensioni. Ecco qua la batteria, veramente compatta. Qua abbiamo la presa micro USB per la ricarica, quindi ricarichiamo tranquillamente le nostre batterie da qualsiasi alimentatore con un cavetto USB, micro USB. Poi abbiamo qua un sacchettino con all'interno le eliche, non sto neanche ad aprirle, quindi abbiamo le eliche di ricambio. Poi abbiamo un altro sacchettino che non sto neanche ad aprire, con dentro il cacciavite e il cavo USB, micro USB. E poi qua arriviamo a lui, il pezzo forte della giornata, il K911 Max. Allora, il drone lo lasciamo un attimo lì, guardiamo il radiocomando. Radiocomando davvero compatto, andiamo ad aprire le antenne. Vediamo se le antenne sono vere o sono finte, come succede spesso nei droni low cost.
E dai, qua c'è una buona notizia, l'antenna è vera, perlomeno una è vera, infatti abbiamo il filo, mentre da questa parte non c'è, quindi solo una delle due funziona veramente, l'altra si può anche andare a eliminare che non serve assolutamente a niente, però una è reale, perché in tanti droni low cost addirittura sono finte entrambi. Allora, andiamo ad aprire il supporto dello smartphone, il controller ricorda molto quello del DJI Mini prima versione, qua sotto abbiamo la presa di ricarica delle batterie, perché comunque abbiamo delle batterie già incluse qua ricaricabili, poi a livello di tasti abbiamo questo tasto che è per l'accensione e spegnimento del controller, qua abbiamo un interruttore che ci fa passare dalla modalità GPS alla modalità senza GPS, cosa vuol dire? Che se la teniamo sulla modalità GPS finché non aggancia i satelliti necessari non ci darà l'autorizzazione a decollare, mentre se spostiamo la levetta sulla modalità senza GPS c'è un simbolo di una casetta, cosa vuol dire che se dovessimo volare all'interno di un'abitazione, perché comunque il drone è molto piccolo, quindi possiamo tranquillamente volare anche in casa, ovviamente il GPS non aggancerà mai i satelliti, quindi non potremo mai decollare, ma spostando l'interruttore a questo punto ci farà decollare anche senza GPS. Poi andiamo a vedere ancora i tasti, allora qua abbiamo il tasto per scattare le foto, tasto per fare partire i video, la rotella per andare a inclinare la videocamera, sì, perché lui non ha un gimbal, è stabilizzato solo elettronicamente ed è questo uno dei punti deboli secondo me di questo piccolo drone, che però staremo a vedere quanto è stabilizzato elettronicamente, ma secondo me il suo punto debole è non avere un gimbal, però la videocamera è possibile inclinarla muovendo la rotella, quindi abbiamo il movimento del gimbal ma nessuna stabilizzazione meccanica, solo elettronica. Poi abbiamo il pulsante per il return to home, perché comunque lui ha il GPS, perché sfrutta sia il GPS che GLONASS, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere un drone molto sicuro, e con questo tasto ovviamente attiviamo il return to home in qualsiasi situazione. E poi abbiamo due piccoli tasti qua sopra, uno che serve per fare la calibrazione della bussola, quindi attivando questo tasto inizieremo a fare i due movimenti di calibrazione della bussola, che poi vedremo ovviamente nel video di prova quando lo andremo a provare in esterna. E poi qua abbiamo un altro piccolo tasto che serve per la calibrazione del giroscopio, quindi il drone andrà messo su una superficie molto piana, quindi questa calibrazione fatela a casa, va fatta anche una volta sola, non va sempre fatta, a meno che dopo facciate dei crash o degli incidenti o succedano cose strane, la calibrazione del giroscopio si tende a non fare più. Quindi questo è tutto quello che abbiamo a livello di radiocomando. E poi adesso andiamo a vedere lui. Mizzica, lui è davvero leggero, e senza le batterie è leggerissimo. Come vedete è ancora impellicolato, perché comunque è un'apertura veramente live. Allora, vado a spellicolarlo. Ed eccolo qua, K911. Max, davvero interessante dal punto di vista estetico, anche come forma aerodinamica, cioè guardate quant'è affusolato, anche la colorazione è molto bella, questo grigio metallizzato con gli inserti arancioni davvero bello, i braccetti mi sembra che aggancino bene quando li andiamo ad aprire, quindi non hanno movimenti, non hanno giochi, come vedete è davvero molto concreto, anche se si capisce che è una plastica molto molto economica, ma molto economica. Allora, la video camera che come vi ho detto viene data come una videocamera 4K per i video, 8K per le foto, che riproduce il design di quella del Mavic 3, da questo punto di vista potevano anche evitare magari questo tipo di paragone, comunque hanno dato questo design a questa videocamera. Poi qua abbiamo LED di segnalazione qua davanti, poi abbiamo anche qua dietro un LED di segnalazione, e qua sotto abbiamo l'optical flow, quindi interessante anche questo, perché tanti droni low cost hanno solo magari il GPS e il giroscopio, ma poi non hanno l'optical flow, ma per volare in casa al chiuso questo è davvero importante, quindi qua sotto vedete abbiamo anche l'optical flow con la pellicolina protettiva che vado a rimuovere, via rimossa, e qua vado a rimuovere anche la pellicolina della videocamera, qua mi è rimasta attaccata al dito la pellicolina, eccola qua, quindi abbiamo rimosso tutte le pellicole tranne una, questa, sì, perché qua sotto ragazzi è dove va lui,
il piccolo sensore anticollisione, questo sensore che dovrebbe ruotare a 360 gradi per darci una protezione a 360 gradi. Quindi la cosa più affascinante di questo piccolo drone, ovviamente, a parte il peso, che è una cosa sempre importante, visto comunque le leggi attuali riguardanti il mondo dei droni, avere un drone che pesa meno di 250 grammi. Quindi andiamo a vedere com'è questo piccolo sensore che è dentro in questa spugnetta antiurto. Perfetto, eccolo qua il piccolo sensore anticollisione. E vedete che lui gira a 360 gradi, non ha nessun fermo. È affascinante, ragazzi, vedere come queste piccole aziende che producono questi droni molto economici, come si impegnano nel tentare di darci comunque caratteristiche simili, a prodotti molto più costosi. Ovviamente poi non c'entrano niente, però. Allora, intanto che parlavo, ho rimosso lo sportellino in cui va il sensore anticollisione, perché come ho detto non siamo obbligati ad utilizzarlo, e infatti poi c'è anche la versione, come vi ho detto all'inizio video, senza sensore anticollisione, quindi avrà lo sportellino che va a chiudere quello che è la parte superiore del drone. Allora, il sensore anticollisione va inserito solo ad incastro, qua vedete che ci sono i contatti qua sotto, quindi vado a spingerlo. Ha fatto clack, quindi suppongo che si sia agganciato a questo punto e direi che dovremmo esserci. Adesso prendo la batteria perché sono curiosissimo di vedere se col sensore anticollisione questo piccolo drone pesa ancora meno di 250 grammi o se i 249 grammi sono per la versione senza anticollisione, perché comunque, ragazzi, sapete che questi prodotti molto low cost come caratteristiche sono veramente poco reali. Allora, bilancia di precisione a zero, vado ad appoggiare il drone e voilà 228,4. Non so se dalla videocamera riuscite a vederlo perché ci sono i riflessi di luce, comunque 228,4. Quindi a livello di peso ci siamo, la caratteristica dichiarata è quella reale. Adesso bisogna vedere se tutte le altre caratteristiche rispecchieranno quelle dichiarate, anche se penso che poche di quelle dichiarate siano reali. Provo ad andare ad accenderlo, vediamo. Ok, bella questa illuminazione blu che abbiamo anche qua sopra, oltre che qua davanti, perché abbiamo questi due vetrini trasparenti, poi abbiamo la luce qua sotto di segnalazione, quindi a livello di illuminazione come segnalazione tanta roba. Adesso bisognerebbe provare il sensore anticollisione. Allora, il bello di questo sensore è che non posso farvi vedere in movimento perché lui inizia a funzionare solo quando il drone è in volo. Cos'è il bello di questo sensore? Che lui ruota e ruota a 360 gradi. Ma cosa vuol dire che ruota a 360 gradi? Non che continua a ruotare a caso, no, in base a dove il drone si sta muovendo, lui velocissimo dovrebbe girarsi verso quel lato. Quindi, se il drone va in avanti, ovviamente lui rimarrà posizionato in questo modo. Quando il drone va indietro, lui velocissimamente dovrebbe ruotare così da inquadrare la parte posteriore. Stessa cosa quando il drone si sposterà su un lato, tipo il lato destro, lui si girerà velocissimamente così. Se noi dovessimo cambiare ancora e spostarci sul lato sinistro, lui velocissimamente ruoterà in questo modo. Quindi questa cosa è sicuramente affascinante e intrigante, vedere un piccolo drone che, come avete visto, è veramente sotto i 250 grammi, e le caratteristiche di sicurezza di volo sono tanta roba, perché comunque abbiamo detto GPS, GLONASS, Optical Flow, quindi abbiamo tutto per rendere questo drone sicuro in volo in ogni situazione. Purtroppo lui ha un handicap ed è un handicap secondo me non da poco. E non capisco perché questi droni cinesi pecchino sempre in qualcosa. Non penso che sia un discorso di peso, perché comunque avevano ancora margine, perché come vi ho detto è 228 grammi, quindi c'era ancora margine arrivare a 249 grammi. Lui non ha uno slot per la micro SD. Cosa vuol dire? Che questi video, belli o brutti che siano, stabilizzati o non stabilizzati, che siano 4K finto, 4K vero, cioè tutto questo, ragazzi, comunque verrà registrato solo nel nostro smartphone. Essere registrati direttamente solo nello smartphone purtroppo gli fa perdere fotogrammi e anche la qualità rimane molto più bassa. Questo veramente è un peccato, perché secondo me è un drone davvero interessante per iniziare a pilotare droni, perché cavoli, avere la sicurezza di un sensore anticollisione per chi è
è inesperto, o magari se lo facciamo utilizzare anche un ragazzino, comunque autonomia di volo dichiarata 20 minuti, cioè tutto quello che è il comparto tecnico, secondo me è davvero niente male per un drone così economico. Peccato questo discorso della micro SD che non si può inserire da nessuna parte, ma fateglielo sto slot micro SD, cacchio, non penso sarebbero usciti di peso perché come vi ho detto c'era ancora margine. Comunque purtroppo questa versione è così, magari faranno una versione Max Pro, perché comunque loro con i nomi sono sempre tanta roba, in cui probabilmente integreranno magari una micro SD. Quindi ragazzi, mi raccomando, rimanete sintonizzati su questo canale perché nei prossimi video arriverà la recensione e la prova in volo di lui, il K911 Max, il primo drone low cost 249 grammi con sensore anticollisione. Quindi ragazzi, se questo mio video unboxing e anteprima di questo piccolo drone vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi sul mio profilo Instagram dove posto tantissimi spoiler anteprime di quello che arriva qua sul canale. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto i coupon sconto di lui ma di tantissimi prodotti tecnologici. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video.